A ridosso della 14ª giornata si scalda anche il mercato dei dilettanti, che si aprirà ufficialmente lunedì 2 dicembre, anche se alcune operazioni impostate sono già addirittura d'arrivo. Peraltro un turno di campionato con ben due derby. Al Savini la capolista Notaresco riceve un Chieti in grande difficoltà. Per la squadra che sta dominando il campionato, la scorsa giornata è arrivato un segnale importante. Un pari sofferto che ha interrotto la striscia di vittorie, ma che a conti fatti ha permesso di allungare in classifica, complice lo stop della Recanatese. Per la gara di domani, Vagnoni ritrova Marcelli, ma non avrà Frulla, fermato dal giudice sportivo per tre turni. In dubbio Pomante e Blando. Notaresco dunque contato in mediana, reparto dove la società interverrà in sede di mercato, che invece sarà sfruttato a piene mani dal Chieti, come da indicazioni del neotecnico Di Meo. In casa Nero Verde si prepara una sorta di rivoluzione. Dopo l'arrivo di Meola è fatta per Franchi dell'Avezzano, ma sono tanti i nomi che fanno al caso dei neroverdi: i difensori Pagano, Conte e Liurni, i centrocampisti Guadalupi e Acampora. Per l'attacco ipotesi Padovani, ma il sogno è l'ex Vastese Prisco. Intanto per domani Di Meo dovrà gestire l'emergenza, viste le assenze di Milizia, Mazzolli e Brugaletta, e quella probabile di Fantauzzi. L'altro derby si gioca al Dei Marsi, dove si sfidano Avezzano e Giulianova. I marsicani sono reduci dallo stop contro l'Agnonese e vogliono riprendere la marcia davanti al proprio pubblico. Contro ci sarà un Giulianova rinfrancato dalla vittoria prepotente sul Vasto Girardi. Il tecnico del Grosso sarà privo dello squalificato Diamutene, al cui posto schiererà Moi al fianco di Nazari. Società pronte ai grandi ritorni di mercato. Il Giulianova a breve potrà ritrovare l'ex bomber Francesco Di Paolo. Nell'Avezzano è di nuovo in bianco-verde il centravanti di Curzio, probabili i ritorni di Leto, Bittaie e di Renzo, molto difficili quelli di Bisegna e Dos Santos. Interessa il centrocampista Cosenza, ex Vastese. Gara di cartello al Mariani Pavone, dove si sfidano la terza e la quarta forza del campionato, Pineto e Montegiorgio. La società del patron Brocco ha già annunciato le uscite di Bianco e Pippi. Dal Matelica può tornare il bomber Tomassini e arrivare l'esterno Samuel Di Renzo. In attesa dell'ufficialità dei movimenti, la squadra di Rachini, che sarà orfana dello squalificato Amadio, ha bisogno dei tre punti per tenere il passo delle migliori e sperare in una lunga rimonta nelle prossime settimane, anche se il Montegiorgio è un osso duro. Proprio i marchigiani hanno arrestato la marcia del Notaresco sfiorando il colpaccio. Abbiamo lavorato bene come tutte le settimane, la squadra sta bene, c'è entusiasmo, c'è euforia, è normale che sa domenica di affrontare una squadra che è in condizione, quindi ci vorrà un Pineto, secondo me, operaio quando si tratta di difendere, e poi ci vuole un Pineto che in fase offensiva mostra tutte le sue qualità, cioè quelle di fare quelle se giocate in verticalizzazione. Sfida tra due squadre in salute è quella dell'Aragona, tra Vastese e Agnonese, con la squadra di Amelia reduce dal blitz di Recanati e da 8 punti nelle ultime 4 gare, e i molisani in striscia aperta di 3 vittorie consecutive. Confronto speciale per due ex di sponda aragonese, il DS Nicola D'Ottavio, agnonese trapiantato in Abruzzo, e l'attaccante Vittorio Esposito, il quale stringerà i denti e farà di tutto per essere del match. Va verso il recupero, dopo la lunga assenza, Palumbo, mentre mancherà ancora Pollace. Sul fronte mercato la società è intenzionata a resistere a qualsiasi avance verso il bomber Dos Santos.